Bene, buon pomeriggio, dovremmo essere in onda. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a questo primo appuntamento di questo ciclo di incontri che la casa editrice Bordeaux, Bordeaux Edizioni, ha pensato di organizzare in questo periodo così strano della nostra esistenza. Questo primo numero, questa prima puntata, per così dire, di voce agli autori è stata affidata a me, che sono felice di Lernia. Collegato con me c'è Mauro Croce. Mauro, mi senti? Buongiorno a tutti, siamo agli estremi dell'Italia, perché Felice in questo momento immagino si trovi a Trani, quindi a, esatto, a 80 km dall'Albania. Io mi trovo a Verbania, 20 km dalla Svizzera, quindi siamo ai confini dell'impero. Benissimo. Scusate, ma io ho un problema tecnico che devo risolvere urgentemente. Dicevo, scusatemi, ma sono i cosiddetti imprevisti. Ecco qui. Allora, dicevo che Bordeaux Edizioni ha chiesto a me e a Mauro di pensare e condurre questo primo incontro. Che di questo ciclo che si chiama Voce agli autori. Noi siamo autori di Bordeaux Edizioni, in particolare insieme io e Mauro, per via di una pubblicazione che si chiama Psicologia della Liberazione, che collaziona alcune delle opere più importanti di Ignazio Martín Baró, un lavoro al quale io e Mauro abbiamo dedicato, credo, 6-7 anni del nostro lavoro, e poi ovviamente anche per altre pubblicazioni. Allora, per questo incontro, il tema di questo incontro... Fatti vedere il libro è questo. Eccolo qui. Psicologia della liberazione. Dicevo, il tema di questo incontro, la parola chiave di questo incontro è distanza, e sin dal titolo in qualche modo abbiamo provato a enucleare il tema di riferimento, cioè questo passaggio sui porcospini di Schopenhauer. Per chi non conoscesse questa brevissima metafora, questo brevissimo racconto di Schopenhauer, lo esplicito subito in premessa. Schopenhauer racconta di come i porcospini, quando hanno freddo, per avvicinarsi, per riscaldarsi a vicenda, devono avvicinarsi molto fra di loro, stringersi, e però, essendo ovviamente dei porcospini, finiscono col pungersi, e questo li costringe ad allontanarsi di colpo, per poi provare nuovamente, successivamente, la necessità di riavvicinarsi, stringersi, pungersi di nuovo e quindi di nuovo allontanarsi. E questo, diciamo, in una ricorsività infinita. Ecco, questa metafora di Schopenhauer è veramente molto molto efficace, perché descrive uno dei movimenti fondamentali dell'esistenza umana, che è il tentativo di trovare la giusta distanza nelle relazioni. Credo che di non esagerare se dico che gran parte delle energie, delle fatiche che gli umani compiono nella loro vita di relazione si traducano esattamente in questo, certamente in misura e con una fatica diversa a seconda della fase della vita nella quale si trovano ad esistere, ma direi sostanzialmente senza mai interrompere questo sforzo. Cercare la giusta distanza, nel senso di cercare la postura esatta della relazione. Allora, questo tema della distanza è un tema che chiama in causa le due dimensioni fondamentali dell'esistenza umana, che sono lo spazio e il tempo. Siamo soliti pensare alla distanza come a una, come dire, a una affermazione di valore in sé, laddove invece la distanza è semplicemente un'unità di misura. E siamo tendenzialmente portati a pensare alla distanza come a qualcosa che misura lo spazio che separa le persone. Ora, in realtà non è così, perché la distanza separa anche le persone nel tempo, misura
la separazione delle persone del tempo. Questo ci dice che l'altra parola chiave di questo tema, quando si parla di distanza, inevitabilmente è anche la parola chiave è anche separazione. Ora, è chiaro che questo tema scelto ha a che fare col periodo che stiamo vivendo, perché viviamo un momento in cui in qualche modo viene enfatizzata questa dimensione di separazione. In qualche modo spesso tutti i giorni sentiamo dire che una delle poche misure di prevenzione è la distanza sociale che bisogna porre tra le persone. Questo ci porta a pensare a questa situazione come a qualcosa di quasi, come dire, di assolutamente eccezionale, di quasi patologico, qualcosa che incide sulla nostra esistenza in maniera pazzesca. Io pensavo in questi giorni che è curioso che questa clausura imposta, tra virgolette, costringa le persone a una distanza ravvicinata con la propria famiglia. E molti di noi, la gran parte delle persone che sono chiuse in casa in questo periodo, sono chiuse in casa con la propria famiglia. E la cosa curiosa, come mi capita di dire spesso, è che la famiglia invece paradossalmente è il luogo proprio dell'apprendimento alla separazione. Tutto ciò che succede in famiglia, come dire, è finalizzato nella sua versione, come dire, pedagogica, istruttiva e antropologica alla separazione. E la vita in famiglia comincia con una separazione e continua in questo modo, nel senso che il lavoro, per esempio, genitoriale, delle figure genitoriali in generale, è un lavoro di preparazione alla separazione. Eppure il vento soffia ancora, che è il mio libro pubblicato con Bordeaux, c'è un pezzo nel quale io cito il mantra Tiambaretti a Perd, che nel nostro dialetto si pronuncia così, ma ho scoperto girando l'Italia per presentare il libro che lo si utilizza in tutte le regioni italiane, il cui significato è ti insegnerò a vivere e ti perderò. Ecco, in questo mandato teleologico c'è, come dire, il senso di questo stare insieme, in questa funzione della famiglia che vive questo paradosso, cioè del stare insieme, della gioia, dell'importanza, della, come dire, fondamento dello stare insieme, ma al fine della separazione. E in questo periodo il tema della distanza, al di là della famiglia, è un tema che sentiamo particolarmente. E dicevo prima che la storia dei porcospini di Schopenhauer non ci deve trarre in inganno, perché parlare di distanza significa parlare anche necessariamente di tempo, perché spazio e tempo sono indissolubilmente legati nella nostra vita, nella loro connessione fenomenologica. Uno non può darsi senza l'altro. Una cosa che mi sembrava di sottolineare così velocemente nel poco tempo che abbiamo a disposizione, questo incontro, questa diretta durerà mezz'ora, noi abbiamo pensato a una cosa molto leggera, molto easy, accessibile a tutti, insomma, con poche pretese di appesantimento, per fortuna di tutti. Quello che sta succedendo in questo momento è che a me veniva in mente questo in questi giorni, che è come se questa vicenda stesse enfatizzando alcune caratteristiche tipiche di questi ultimi decenni. La prima è la digitalizzazione delle relazioni. Da almeno 10 anni a questa parte noi viviamo un abbattimento della distanza tra le persone grazie ai media digitali che ci consentono di essere in comunicazione, di abbattere le distanze. In questo periodo stiamo enfatizzando questa cosa. E l'altra cosa che mi veniva in mente in termini di tempo invece è che la sensazione che stiamo provando in questo periodo enfatizza una cosa che sta succedendo negli ultimi decenni, una cosa che Franco Bifo Berardi in un suo libro ha chiamato progressiva scomparsa del futuro.
è una sensazione che abbiamo in molti, che molti studiosi hanno evidenziato, cioè la sensazione della scomparsa del futuro dall'orizzonte. Le motivazioni sono ovviamente note a chiunque si sia occupato di questa cosa, e come dire, l'enfasi come dire, del consumismo sfrenato, il paradigma prestazionale assoluto ha in qualche modo schiacciato la prospettiva temporale e ha creato appunto questa che Franco Bifo Berardi chiama questa scomparsa del futuro. Quello che sta succedendo in questi giorni quindi è la sensazione che il futuro stia scomparendo dall'orizzonte o comunque si stia trasformando in un grandissimo punto interrogativo. Pensate a quante volte durante la giornata ci capita di discutere o di provare a capire da giornali, da telegiornali, fino a quando durerà questa clausura e quante volte sentiamo fare la domanda cosa succederà quando tutto sarà finito, come saremo cambiati. Ecco, di colpo c'è un muro davanti a noi e abbiamo la conferma di aver perso questa capacità potentissima che avevamo un tempo, che aveva l'umanità un tempo di guardare di lungimiranza, di guardare lontano. Ultima cosa da questo punto di vista che mi sembra venga esasperata, enfatizzata da questo periodo che stiamo vivendo. Come tutti sapete, noi viviamo contemporaneamente due dimensioni temporali. Viviamo il tempo freccia e il tempo cerchio, che caratterizzano la nostra esistenza. Il tempo freccia, che è quello che ci dà la prospettiva, e il tempo cerchio, che è quello che ci dà la ricorsività, per cui oggi è venerdì, c'è già stato venerdì scorso, ci sarà venerdì prossimo, siamo ad aprile, ci sarà di nuovo aprile. Ecco, questo tempo cerchio, che è quello della ricorsività delle cose, in questo periodo è grandemente enfatizzato. Trascorrere settimane in casa costringe a chiedersi non tanto come banalmente come riempire il tempo, ma come farlo circolare, cioè come stare dentro questo presente pesantissimo nel quale si vive, e quindi descrive anche una scomparsa, come dicevo prima, del tempo freccia, perché non si ha la possibilità di guardarsi in prospettiva. Questa è una cosa che è evidente, che se anche si inserisce su un tracciato antropologico che già era stato scavato, evidentemente per la potenza, per la forza con il quale si sta ponendo, è un, come dire, è un qualcosa di assoluto interesse. Tra l'altro, lo dico a Mauro, che sa di cosa parlo, nel libro Psicologia della Liberazione, Martin Barrot, già ormai 40 anni fa, faceva riferimento, 30 anni fa, faceva esattamente riferimento a questo rischio indotto dal consumismo, dal neoliberismo e dal capitalismo plutocratico, come diceva anche lui, e lui lo chiamava il rischio di un presentismo, cioè il rischio di una vita schiacciata sul presente con la perdita della prospettiva del passato e del futuro. E Martin Barrot lo diceva soprattutto in termini di cura, cioè in termini, lo si rivolgeva agli psicologi e quindi si rivolgeva alle persone che si prendono cura delle persone. Ecco, quindi chiederei a Mauro cosa vorrebbe aggiungere da questo punto di vista. Beh, innanzitutto volevo osservare una cosa mentre parlavi, questa analisi sul tema della distanza, che proprio come psicologo la psicologia ha scritto tantissimo su quella che è la giusta distanza, un tema che ha coinvolto molto gli studi, le osservazioni, le analisi, le riflessioni della psicologia, ma meno sulla giusta vicinanza. Cioè, usare il termine distanza per definire le nostre relazioni piuttosto che vicinanza già apre due prospettive del tutto diverse. Ne sappiamo, la distanza comunque è separazione e allontanamento. Il tema della vicinanza è qual è invece la giusta vicinanza e non la giusta distanza? E questa è una riflessione che mi viene sentito tutto questo tema della distanza. Sul tema proprio del presente, è curioso osservare, citiamo Martin Barrot, ma anche altri autori latinoamericani, mi riferisco in questo caso a Ben Azayag,
la sua riflessione sulle passioni tristi, come abbia proprio sottolineato il fatto che siamo una civiltà che non ha un futuro, o meglio, non percepisce la possibilità di un futuro. Noi come mondo occidentale siamo vissuti, abbiamo costruito sia le nostre filosofie, sia le nostre religioni, il passato colpa, il presente redenzione, il futuro salvezza, sia le grandi utopie politiche, quindi le contraddizioni sociali, ciò che era passato sarà superato e non vi saranno più disparità sociali, uguaglianze, eccetera, eccetera. Pensiamo al positivismo, la scienza riuscirà a dare la risposta a tutti i problemi che abbiamo, l'illuminismo, la ragione trionferà. Quindi un'idea di un futuro migliore del passato. Il tema dei nostri genitori, dei nostri nonni, che hanno vissuto certamente, assolutamente, dei momenti molto più drammatici e peggiori di quanti stiamo vivendo ora. Mia mamma mi diceva: sì, ma siamo qui in casa, però abbiamo la casa riscaldata. Sapessi tu quando c'era la guerra, ecco. Ma hanno sempre conservato dentro di loro il fatto che avrebbero consegnato ai propri figli un mondo migliore di quello che loro avevano avuto, di quello che loro hanno trovato. Noi questa percezione di passare ai nostri figli, a chi ci succederà, un mondo migliore di quello che abbiamo trovato, che ci è stato consegnato dai nostri genitori, non abbiamo affatto questa percezione. Ed è chiaro che se, soprattutto una mente in evoluzione, un bambino, un adolescente, uno che non può vivere se non in prospettiva del futuro, se questo futuro è opaco, se questo futuro non è il luogo dove realizzerai i tuoi sogni, i tuoi talenti, le tue passioni, ma un qualcosa di opaco, è chiaro che è il trionfo del presente. E se noi non possiamo vivere se non nel passato, quindi depressione, melanconia, malinconia, eccetera, eccetera, non possiamo vivere nemmeno se non vi è una prospettiva di futuro. Perché allora tutto è presente, perché allora tutto è qui e ora, e a questo punto si apre anche la questione delle problematiche che le persone attraversano, per cui tutto subito non si può spostare nulla, perché se non c'è un futuro, cosa mi chiedi dei sacrifici, delle sofferenze, perché devo impegnarmi, eccetera, eccetera. Questo rispetto al tema del futuro lontano, come sguardo, come orizzonte, come utopia della nostra esistenza. Per quanto riguarda il futuro immediato, auguriamoci non troppo lontano, come giustamente dicevi Felice, diceva Felice, una delle questioni, diciamo, dei claim che girano, i tormentoni: cosa faremo quando usciremo da questa situazione? Ed è molto interessante raccogliere le varie posizioni, perché ci sono quelli della sbornia, ci prenderemo una sbornia. C'è chi ironizza e dice: finalmente potrò stare a casa per conto mio da solo senza altri. Ma la fantasia su cosa avverrà dopo credo sia un elemento interessante. Anche se cosa avverrà dopo, vedevo in questi giorni un articolo pubblicato da Science a seguito del corona, no, della SARS-CoV, di Ebola, eccetera, quindi una ricerca sulle precedenti epidemie, sulle precedenti quarantene, come ci dobbiamo aspettare molti disagi psichici di una certa rilevanza, quindi persone che presenteranno disturbi post-traumatici da stress, disorientamento, angoscia, depressione, possiamo aspettarci, e quindi dobbiamo anche prepararci per questa evenienza, anche prepararci per questa prospettiva che in questo momento di acutizzazione
di forzata convivenza per taluni può essere un regalo. Mi posso regalare il mio tempo, mi posso leggere quel libro che da 3 mesi che voglio leggere, posso stare finalmente con la mia famiglia, posso bla bla, ma quando invece siamo in situazioni di solitudine, e vedevo una ricerca del Sole 24 Ore, come diceva, che gli italiani siano a un livello molto alto di percezione di solitudine da parte dei soggetti, ovvero che alla domanda a chi potresti rivolgerti in caso di problemi, dubbi, confronti, eccetera, eccetera, pare che noi italiani siamo agli ultimi posti, come percezione di essere parte di una comunità, di essere parte di un gruppo. Il dato interessante è che noi siamo poi all'interno di un percorso promosso con questo incontro da una casa editrice. Il dato interessante è che la correlazione di questa solitudine è inversamente proporzionale agli studi, cioè più i soggetti intervistati avevano un titolo di studio, avevano alto, eccetera, eccetera, meno percepivano questo senso di solitudine. Più i soggetti risultavano poveri dal punto di vista economico e anche culturale, più presentavano questa percezione di solitudine. Non sto dicendo solitudine in senso assoluto, proprio la percezione di essere solo, il fatto che se perdo, se la mia nave comincia a fare acqua, non so in quale nave buttarmi, non so quale altra scialuppa ci sia. E vorrei concludere mi ricordo che in momenti drammaticissimi, attacco a Londra, Inghilterra, Seconda Guerra Mondiale, a Winston Churchill, il quale certamente non era un pacifista, venne posto un interrogativo molto importante. Gli dissero: guardate, abbiamo bisogno di spostare i finanziamenti per la cultura verso i finanziamenti per gli armamenti. Dobbiamo difenderci, tutte le notti gli aerei tedeschi ci bombardano, abbiamo bisogno di più armamenti. E Churchill rispose: sì, ma se noi non investiamo sulla cultura, che cosa avremo da difendere un domani? Prego. Hai capito, Churchill? Non me l'aspettavo questa. Quindi Sì, ma dovremmo rivalutare anche assolutamente. lui. Sì, ma se posso Senti. aggiungere Churchill, sono un appassionato di Churchill. Churchill nel 1953 in America disse una cosa, in un suo viaggio in America, disse una cosa molto interessante. Attenzione, perché la terza guerra mondiale non sarà per il controllo del territorio, ma per il controllo delle coscienze. Ottimo. Beh, dovendo in quest'epoca di cambiamenti, devo registrare un passaggio fondamentale nella tua vita, che da essere un appassionato di Perón ad essere un appassionato di Churchill, questo ci entusiasma, ma queste cose non interessano a chi ci sta ascoltando. Volevo dirti questo a proposito di quello che dicevi. Mi sembra, mi veniva in mente ascoltandoti, che in questa situazione di cesura delle nostre propaggini relazionali, no? Pensavo al fatto che molti, tantissimi psicologi, psicoterapeuti si stanno organizzando per sentire, per incontrare i loro pazienti tramite piattaforme telematiche, Skype, eccetera, no? Quindi digitalizzando un po' quella relazione che in maniera quasi sacra è sempre stata in presenza, de visu e di persone. Dicevo però, in questa situazione in cui Il cosiddetto setting. il cosiddetto setting si è digitalizzato, in questa situazione di cesura di queste propaggini sembra in qualche modo si enfatizzi anche in questo caso ulteriormente un paradigma interpretativo della salute mentale delle persone che è sempre più cerebrale. Mi spiego meglio, cioè da un po' di tempo a questa parte, da alcuni anni, da parecchi anni, Martin Barolo scriveva 30 anni fa per l'America Latina, ma nel nostro mondo ancora di più e sempre più, devo dire, probabilmente anche a causa delle importantissime scoperte messe a disposizione dalla diagnostica per immagini,
eccetera, c'è la tendenza, come direbbe Martin Barrow, a credere che tutto avvenga nel cervello delle persone, che in fondo il mondo delle relazioni, il mondo esterno, sia semplicemente la proiezione di disturbi che avvengono nel cervello. E questa è un'operazione, se ci pensi, se ci pensate, pazzesca, perché deresponsabilizza il mondo in una maniera incredibile. Diceva Martin Barrow, il quadro socio-economico nel quale le persone sono costrette a vivere non viene considerato in qualche modo produttivo di una salute o di un disturbo mentale, tutto avviene nel cervello. Ecco, volevo sapere cosa pensavi di questo e anche del fatto che viviamo sempre più, io l'ho scritto più volte, è un tema, una nota d'Holmes non da poco, un accanimento classificatorio non indifferente. Sì, sono temi immensi che dovremmo certamente avere più tempo a disposizione e confrontarci. Però assolutamente Barrow aveva intuito già 40 anni fa questa tendenza, tendenza che è esplosa ultimamente in maniera direi straordinaria, che è quella delle neuroscienze. Le neuroscienze sono un contributo straordinario per capire come funziona il nostro cervello, per prevenire malattie neurologiche, per trovare le cure a malattie neurologiche drammatiche, pensiamo all'Alzheimer, il Parkinson e così via. Le neuroscienze però stanno diventando un po', diciamo, il paradigma che interpreta comportamenti e promette di trovare una soluzione a sofferenze che invece hanno un'altra ragione, che hanno un'altra ragione nelle relazioni, nella storia, nel destino delle persone legato a trovarsi con altri, al trovarsi soli e così via. Quindi questo è un tema molto grosso. Si può dire che abbiamo attraversato dei paradigmi interpretativi interessanti, dal paradigma, per dirla all'americana, blame, colpevolizzare, biasimare, dal paradigma biasimare la società, per cui le sofferenze che avvengono, il consumo di droga, la tossicodipendenza, le sofferenze mentali, così via, la colpa è nella società. Dopodiché abbiamo avuto un paradigma anche della colpevolizzazione della vittima, è colpa loro, ve la siete cercata voi, e così via, il paradigma della colpevolizzazione della famiglia, le famiglie disfunzionali, le famiglie patologiche, è colpa della famiglia queste cose qui, è colpa dell'educazione, blamed education, è colpa ora siamo in un paradigma ed è colpa del cervello, the brain blame, è colpa del cervello, il che non ci vuole togliere il contributo straordinario di queste discipline che ci dicono come funzioniamo e come funzionano i nostri meccanismi cerebrali, neurologici, eccetera, eccetera. Il problema è che non è solo colpa del cervello, perché alla fine si pone un problema immenso su questa cosa qui, la perdita anche del libero arbitrio, in un certo senso. Se tutto è determinato dal mio cervello, io non ho responsabilità rispetto a quanto faccio. Si apre un tema molto importante che è quello della neuroetica, che anche certo. Pare anche, nel caso di, ci sono stati negli Stati Uniti d'America, ci sono stati alcuni casi di alcune tribunali hanno non giudicato non imputabile un soggetto che aveva commesso un delitto in quanto era dimostrato che la sua corteccia cerebrale, eccetera, eccetera. Ecco, io credo siano sì. Questi studi sono... Prego. No, dicevo prego. Che a parte la scotomizzazione della responsabilità individuale, come dicevi, del tema del libero arbitrio, questo accanimento scotomizza anche, nasconde anche la responsabilità politica collettiva, nel senso che, come diceva Martin Barrow, il fatto di vivere, per esempio, come nel suo caso, in una dittatura militare o potremmo dire in un sistema neoliberista a trazione mondiale finanziaria che schiaccia l'umanità
in una coltre di consumi non ha nessuna relazione con la salute mentale delle persone. Questo sappiamo tutti che ovviamente non è possibile che sia così. Ora io devo rilevare che mancano pochissimi secondi alla conclusione del tempo che avevamo a disposizione. Questo penso che renda felici tutte le persone che ci stavano ascoltando e che probabilmente non vedevano l'ora che questa cosa finisse. E io, insomma, devo dire che è stato piacevole chiacchierare per mezz'ora con Mauro. Spero che risulti quantomeno interessante anche per chi ci ha ascoltati. Ringrazio Bordeaux per questa iniziativa, per averci dato questa possibilità, e saluto tutte le persone che ci hanno seguito e che ci seguiranno in podcast nei periodi, nei mesi, nelle settimane successive. Grazie a tutti. Ringrazio anch'io, saluto tutti. Ricordo che, diciamo, la miccia che ha scatenato questa possibilità di incontro, di confronto, è sempre questo libro pubblicato da Bordeaux, di Ignazio Martin Barò, Psicologia della Liberazione, Consigli per gli acquisti, un libro veramente straordinario, al di là di tutto. Lo voglio dire perché è vero, e ringrazio a Bordeaux per aver avuto credo che sparito. Saluto. Sì, no, non ti sentivamo più, ma si è capito il senso di quello che dicevi. Arrivederci a tutte e a tutti. Grazie.